Quindi iniziamo i lavori con la relazione della dottoressa. Grazie, grazie Piero. Grazie a tutti voi. La mia relazione vuole un po' raccontarvi come si arriva a fare una diagnosi di malattia mitocondriale, una diagnosi molecolare. Allora, credo che sia necessario dire due parole di introduzione, anche se probabilmente tutti voi sono cose che già sapete, però che cosa sono i mitocondri? I mitocondri sono gli organelli che all'interno delle nostre cellule forniscono l'energia necessaria a tutte le funzioni. Sono degli organelli delimitati da una doppia membrana e oltre a ospitare quello che è il cuore della produzione dell'energia, cioè questo sistema che si chiama fosforilazione ossidativa, ospitano altri pathway, altre vie metaboliche molto importanti e regolano l'omeostasi del calcio e inviano i segnali per la morte cellulare. I mitocondri hanno una caratteristica particolare, cioè quella di contenere un proprio piccolo patrimonio genetico, quindi contengono un proprio DNA. Quello che fa sì che l'energia venga prodotta è questo sistema che si chiama catena respiratoria, che è costituito da quattro complessi multienzimatici associati funzionalmente a un quinto complesso, e questa serie di complessi fa sì che l'energia venga trasformata in ATP, che è la molecola che serve appunto a fornire alla cellula tutta l'energia di cui c'è bisogno. La particolarità di questi complessi multienzimatici è proprio data dal fatto che una piccola parte delle subunità che lo compongono è codificata dal DNA proprio dei mitocondri e sono 13, mentre tutte le altre subunità strutturali sono 72, vengono codificate da geni presenti nel DNA nucleare, quindi nel nucleo della cellula. Oltre a questo centinaio di proteine, ci sono più di un migliaio di geni codificati dal DNA nucleare che sono coinvolti nella funzionalità del sistema della fosforilazione ossidativa. In questa diapositiva sono riportati in maniera molto schematica questi più di mille proteine, mille geni, che codificano, come vedete, per proteine coinvolte in diverse funzioni, diversi aspetti del metabolismo del mitocondrio. Quindi non solo quelli direttamente coinvolti nella catena respiratoria e nella fosforilazione ossidativa, ma anche in tutti gli aspetti che servono al mantenimento del mitocondrio, al trasporto e al mantenimento del DNA mitocondriale stesso. Si parla di malattia mitocondriale quando la funzionalità della catena respiratoria e della fosforilazione ossidativa è compromessa. Le malattie mitocondriali hanno un ampissimo spettro di presentazioni cliniche, perché possono presentarsi con qualsiasi sintomo, possono colpire qualsiasi organo o tessuto, da uno solo a molti tessuti, a molti organi, e possono avere un esordio in qualsiasi età della vita. Per quello che riguarda appunto gli aspetti più clinici, ne parleranno dopo i miei colleghi, quello che è importante sapere è che gli organi che maggiormente vengono colpiti dalle malattie mitocondriali sono quelli che hanno un maggior bisogno di energia, e quindi il sistema nervoso centrale, i muscoli e il cuore. Le malattie mitocondriali vengono considerate il disordine metabolico più frequente e si stima che abbiano una prevalenza di 1 ogni 5.000-8.500 nati. Come vengono classificate dal punto di vista genetico le malattie mitocondriali? Allora, le malattie mitocondriali possono appunto essere causate da mutazioni che colpiscono il DNA mitocondriale e quindi possono colpire o geni che codificano per una di quelle subunità della catena respiratoria,
codificati appunto dalla molecola mitocondriale e causare il difetto di una sola attività della catena respiratoria, di un solo complesso, oppure colpire geni che codificano per quelli che si chiamano tRNA e RNA, cioè sono delle molecole che intervengono nella traduzione dell'informazione dal DNA alla proteina. Mutazioni in questi geni causano il difetto più diffuso di tutti i complessi della catena respiratoria. Per quanto riguarda sempre il DNA mitocondriale, può anche essere colpito da delezioni di grossi frammenti o duplicazioni. Le mutazioni che invece colpiscono i geni nucleari, come abbiamo visto, i geni nucleari sono coinvolti in moltissime funzioni e quindi possono colpire geni che codificano le subunità strutturali, i fattori che servono per l'assemblaggio di questi complessi e il mantenimento e così via. A seconda di come, di quale mutazione, di dove colpiscono le mutazioni, si ha una diversa trasmissione della malattia. E infatti le mutazioni che colpiscono il DNA mitocondriale vengono ereditate per via matrilineare. In alcuni casi, quindi, i riavvicinamenti, le macrodelezioni sono sporadiche, mentre le mutazioni che colpiscono geni nucleari vengono trasmesse con modalità mendeliana, che possono essere autosomico dominanti, autosomico recessive o legate al cromosoma X. Cosa vuol dire che una mutazione viene trasmessa in via matrilineare? Vuol dire che se una mamma ha una mutazione, i figli erediteranno la stessa mutazione. Questo non vuol dire che tutti i figli ammaleranno, ma vuol solo dire che la probabilità di trasmissione è molto elevata. Mentre se la mutazione è portata da un papà, i figli sicuramente non erediteranno questa mutazione. È importante sapere che in ogni cellula sono presenti migliaia di molecole di DNA mitocondriale e quindi quando una mutazione colpisce questa molecola, nella stessa cellula coesistono due diverse popolazioni che sono in percentuale variabile. Si parla quindi di eteroplasmia. L'eteroplasmia è questa condizione dove abbiamo cellule con percentuali differenti di mutazione. Per percentuali basse il fenotipo può non essere manifestato e quindi è la situazione, diciamo, che si ha solitamente nelle mamme che portano mutazioni ma non hanno malattia. Quando la mutazione sale oltre una certa soglia si ha la manifestazione di malattia. La soglia critica non è unica per tutte le malattie, non possiamo dire sopra il 50% o sopra il 60%, perché la soglia malattia è diversa per ogni mutazione, per l'età e per il tessuto che viene colpito. Come vengono invece ereditati le mutazioni del DNA nucleare? Brevemente, quando una malattia è trasmessa con modalità autosomica recessiva, significa che due genitori, entrambi portatori ma non malati, possono trasmettere con una probabilità di 1 su 4 entrambi il gene malato alla prole. Nel 50% delle probabilità i figli saranno portatori ma non affetti e nel 25% di probabilità la prole sarà sana. Quando invece una malattia è dominante, significa che un genitore affetto avrà il 50% di probabilità di trasmettere alla prole la mutazione. Quindi quando il figlio eredita l'allele malato del genitore, è probabile che sviluppi malattia. Nel caso della malattia legata all'X,
sono le mamme che trasmettono la mutazione, ma la trasmettono solo ai figli maschi, mentre le figlie femmine saranno come la madre portatrici ma non affette. Le mutazioni che colpiscono il DNA mitocondriali sono moltissime. La prima è stata descritta nell'88, le più frequenti sono le 6 che sono qui descritte e che sono causa di sindromi molto specifiche e molto ben riconoscibili dal punto di vista clinico, ma fino ad oggi sono state descritte più di 200 mutazioni con fenotipi clinici molto differenti. Quando ci si trova davanti a un paziente che con grosse probabilità è affetto da una malattia mitocondriale, è necessario il sequenziamento completo. Una volta escluse le mutazioni più frequenti, è indispensabile effettuare il sequenziamento completo del DNA mitocondriale. E in alcuni casi ci si trova ad identificare nuove mutazioni. È necessario poi validare la patogenicità, cioè il fatto che questo cambio che viene identificato sia causa di malattia, seguendo alcune linee guida e seguendo alcuni principi che sono qui descritti, cioè la mutazione deve essere eteroplasmica, deve essere assente in una serie di controlli che vengono necessariamente effettuati, deve colpire aminoacidi altamente conservati e poi, se è possibile, si fanno delle valutazioni di laboratorio, cioè si cerca di capire che la mutazione segrega quel fenotipo biochimico, cioè vuol dire che ad alta percentuale di mutazione corrisponde un difetto biochimico, e segregare nella famiglia col fenotipo clinico, quindi soggetti della stessa famiglia con differenti percentuali di mutazioni hanno fenotipi clinici differenti. Per quanto riguarda invece i geni associati a malattia mitocondriale e codificati dal DNA nucleare, come vi dicevo, sono moltissimi. Questa è una diapositiva nemmeno recente, perché è di 3 anni fa, il numero aumenta costantemente, ma comunque quello che si evince è che ci sono alcuni geni, e sono questi, che codificano per le subunità della catena respiratoria. Difetti in uno di questi geni causano mutazioni in uno di questi geni causano il difetto singolo di un complesso, e quindi andando a fare la valutazione della catena respiratoria si può avere un'idea di quale di questi geni possa essere la causa della malattia. Ci sono altri geni invece che sono coinvolti nella replicazione e nel mantenimento del DNA mitocondriale, e mutazioni in questi geni causano invece fenotipi biochimici diversi, che magari vediamo tra un attimo, e infine le mutazioni che colpiscono i geni che sono coinvolti nell'espressione del DNA mitocondriale e quindi quelli che servono a trasferire l'informazione dal DNA alla proteina. Ci sono poi tutta una serie di altri geni coinvolti nelle altre funzioni, ma in questo momento è importante capire quanto è complesso il metabolismo mitocondriale. Quando una mutazione colpisce uno dei geni coinvolti nel mantenimento del DNA mitocondriale, si possono avere situazioni differenti. Possono causare alterazioni quantitative del DNA mitocondriale, quindi quella che si chiama depletione, che è la situazione che vedete a sinistra, mentre altre volte quello che avviene è una alterazione della qualità del DNA mitocondriale, quindi si hanno quelle che si chiamano delezioni multiple. L'ultimo pannello che vedete, quello con 2 sole bande, è un'alterazione sempre qualitativa, differente, si chiama macrodelezione, ma è una di quei pochi casi in cui la mutazione è sporadica e non viene ereditata, e quindi è una cosa differente. Nelle tabelle sotto vedete come gli stessi geni nucleari possono causare
le due differenti alterazioni, e questo vi fa capire come la genetica alla base delle alterazioni mitocondriali sia molto complessa, perché geni diversi possono causare alterazioni differenti e soprattutto fenotipi clinici differenti, perché mutazioni negli stessi geni, per esempio il quarto gene che si chiama POLG, può dare luogo sia a una sindrome molto grave infantile che si chiama sindrome di Albers, così come a una malattia dell'età adulta caratterizzata da una da miopatia e quindi da un quadro, se vogliamo, meno grave. Un altro caso in cui vengono riscontrati gli effetti di tutti i complessi della catena respiratoria è quando le mutazioni colpiscono le proteine coinvolte nella sintesi delle proteine mitocondriali. Anche qui il quadro è molto complesso, proteine che fanno anche che sono coinvolte più o meno nella stessa funzione, che sono tutte quelle che vedete che si chiamano che finiscono per ARS, sono proteine che però possono, anzi danno, fenotipi clinici molto differenti. Quindi possiamo dire che i difetti multipli della catena respiratoria sono causati da molteplici cause. In Italia ci sono alcuni centri che da anni si occupano della diagnosi delle malattie mitocondriali e che recentemente si stanno impegnando nella compilazione del registro italiano, e sono qui riportati, sono tutti centri ad alta specializzazione dove viene effettuata la diagnosi seguendo quelli che sono alcuni principi. E quindi brevemente, quando si fa una diagnosi di malattia mitocondriale è necessario che prima venga fatto un inquadramento clinico, da raccolta la storia familiare, vengono effettuate delle indagini strumentali e metaboliche e si arriva alla fine a effettuare la biopsia muscolare. La biopsia muscolare è importante perché abbiamo detto che il muscolo è il tessuto che è maggiormente colpito dalle malattie mitocondriali e presenta delle alterazioni che sono tipiche e servono appunto ad inquadrare il paziente. Quindi possono essere presenti nella prima immagine, vedete quelle che si chiamano le fibre rosse stracciate, oppure le fibre dove l'attività della COX è assente. Una volta effettuata una biopsia muscolare, quindi un inquadramento di tipo morfologico, lo stesso tessuto viene utilizzato per le indagini biochimiche e quindi si va a valutare la funzionalità dei diversi complessi della catena respiratoria, che possono essere dosati sia in maniera singola e specifica sia valutando complessivamente il consumo di ossigeno. Questo tipo di valutazione viene effettuata sia sul tessuto muscolare, che resta il tessuto di elezione, è possibile effettuarlo anche su altri tessuti, e su fibroblasti in cultura. E una volta che si ha il quadro della situazione, si passa a effettuare le indagini molecolari. Come si orienta l'indagine molecolare? Allora, se siamo di fronte a una sindrome specifica, quindi della quale già si conosce quale può essere la causa, si va direttamente alla genetica e quindi si cercano o le mutazioni del DNA mitocondriale, oppure si effettua quell'analisi che abbiamo visto prima per la valutazione qualitativa e quantitativa del DNA, oppure si fa la sequenza del gene che viene associato. Quando invece non siamo di fronte a una sindrome tipica, è necessario effettuare l'analisi biochimica, che ci serve appunto a capire se è coinvolto un solo complesso della catena respiratoria, e perciò andare ad analizzare quelli che sono i geni necessari alla sintesi delle subunità strutturali e degli assemblatori, così come è indispensabile effettuare la sequenza completa del DNA mitocondriale.
Se invece ci troviamo di fronte a un deficit multiplo, una volta escluso qua la sequenza del DNA mitocondriale e l'analisi qualitativa e quantitativa, si procede per screening genetico, i geni coinvolti che ho illustrato prima. Nella nostra esperienza di più di 20 anni abbiamo potuto effettuare la diagnosi molecolare in più di 800 pazienti, ma ne restano molti, circa 3.000, senza una diagnosi. E cosa bisogna fare quando non si raggiunge una diagnosi? Innanzitutto la possibilità che non sia una malattia mitocondriale va sempre considerata e bisogna quindi che il clinico raccolga tutte le informazioni possibili, ma quando rimane un forte sospetto clinico, soprattutto quando c'è una familiarità positiva, quando c'è la prova di un difetto biochimico, di una morfologia del tessuto suggestiva per malattia mitocondriale, si può passare a quelle che sono il sequenziamento di nuova generazione che sta prendendo piede in questi ultimi anni, di cui vi parlerà Valeria Tiranti dopo di me. Attualmente, facendo una ricerca sul sito dell'NCBI, i laboratori che si dichiarano in grado di effettuare quella che si chiama Next Generation Sequencing per diagnostica, i laboratori accreditati sono solo 4 in tutto il mondo e uno di questi è il laboratorio di Monaco in Germania. Questo non vuol dire che non ci siano altri centri che fanno questo tipo di servizio. Noi abbiamo delle collaborazioni in atto, una con il centro di Monaco appunto, una con una company cinese che si chiama BGI, e abbiamo in programma abbiamo appena attivato una nuova collaborazione col centro di Cambridge diretto da Massimo Zeriano. Molti altri centri in Europa e nel mondo si stanno attrezzando, noi stessi stiamo per acquisire una piattaforma per il sequenziamento, però tutto questo viene comunque fatto ancora nell'ambito della ricerca. Quindi cosa bisogna tenere presente? Innanzitutto che le malattie mitocondriali sono malattie molto eterogenee dal punto di vista clinico, che hanno una correlazione genotipo-fenotipo difficile, che ci sono moltissimi geni malattia e relativamente pochi pazienti, che allo stesso fenotipo possono essere lo stesso fenotipo può essere causato da mutazioni in geni diversi, così come lo stesso gene può dare presentazioni cliniche molto differenti. E lo stesso gene può essere causa di difetti biochimici differenti. Ed inoltre molti dei geni malattia non sono noti, perché attualmente sono descritti geni malattia sono descritte mutazioni in geni malattia, in 140 geni malattia, e si stima che siano appunto 1500 i geni che codificano per malattie mitocondriali. Questo è il nostro gruppo in una foto di qualche tempo fa, quando ancora eravamo diretti da Massimo Zeriani, e questi sono i collaboratori che lavorano alla parte di diagnostica nell'unità operativa di neurogenetica molecolare del BESTA. Grazie. Che ha chiarito in maniera molto, molto comprensibile, spero per tutti, quanto sia appunto complesso arrivare alla diagnosi e soprattutto nelle ultime slide quanto ancora manchi ad avere a completare, diciamo, il quadro per avere la diagnosi di tutti i pazienti. Il rapporto che dicevi mi sembra abbastanza elevato, quasi 1000 pazienti diagnosticati contro 3000, quindi significa che 2 su 3 sostanzialmente non hanno la diagnosi, anche di tre. E quindi
diciamo che si arriva a diagnosi in un 20% dei casi. E quindi diciamo su questo fronte c'è ancora molto lavoro da fare. Se ci sono delle domande al volo, altrimenti possiamo passare al secondo. C'è qualche domanda? Sì, vorrei chiedere perché, qual è il motivo per cui non si arriva alla diagnosi? I motivi sono quelli che ho illustrato prima. Esatto, però precisiamo quando parliamo di diagnosi e diagnosi genetica. Genetica non si arriva alla diagnosi. I motivi sono quelli che ho detto prima, molti dei geni non sono noti e quindi non sono stati, i geni sono tutti noti perché il genoma è tutto sequenziato, il problema è che non sono stati associati a quel tipo di malattia e quindi in questo momento non sappiamo quale gene andare ad analizzare. La collega vi farà vedere quali sono invece le strategie che possibilmente nel futuro ci consentiranno sicuramente di aumentare lo score diagnostico. La difficile correlazione tra la presentazione clinica e la genetica, perché differenti fenotipi clinici sono causati magari da mutazioni nello stesso gene, così come avviene il contrario, geni diversi danno lo stesso quadro clinico. La difficoltà sta in questo. Volevo chiedere, nel caso in cui di un bimbo deceduto, su cui non è possibile fare più delle analisi, ecco, perché purtroppo non è possibile più accedere a più così e quant'altro, è possibile fare delle analisi magari sui genitori a livello di indagini genetiche? Se è difficile lavorare sul paziente, lo è ancora di più lavorare sui genitori, perché vuol dire innanzitutto avere a disposizione le biopsie dei pazienti ci serve a fare quell'inquadramento che ho mostrato, non avere neanche questo rende ancora più difficoltoso. Magari in un futuro sarà possibile fare indagini di sequenziamento profondo nei genitori, certo poi bisogna mettere insieme i risultati, quello che si individua in uno, quello che si individua nell'altro, quindi vuol dire raddoppiare il lavoro senza avere quello che è l'inquadramento di base, che è l'inquadramento morfologico e biochimico, quindi è sempre importante lavorare sul materiale del paziente. Ok, io direi ringraziamo ovviamente per l'intervento di Salamantea e Valeria Giganti.